Il tempo del coronavirus sarà ricordato per la solidarietà cittadina, a cui partecipa anche il mondo dello sport. I rugbisti della Florentia Rugby hanno trasformato gli spazi di allenamento in luoghi di accoglienza per le persone in difficoltà, offrendo pasti caldi e l'uso delle docce e dei servizi nella palestra di via San Bartolo a Cintoia, a Firenze. Questa è la palestra che noi utilizziamo per l'attività motoria, sia i bambini, tutti i nostri associati. Una volta a settimana fanno motricità, si fa all'interno di questa struttura che è una struttura della città metropolitana, noi abbiamo in uso e niente, è stata convertita una parte dove vengono fatti distribuiti i pasti caldi giornalmente e la parte di fronte a me dove ci sono gli spogliatoi viene usufruita per le docce calde, per i senza tetto. Dalla palestra poi si passa a quest'altro ambiente qui che c'è, dove ci sono gli spogliatoi che sono stati convertiti appunto alle docce per senza tetto. Comunque persone che in questo momento ne hanno bisogno. La palestra si trova all'interno del plesso scolastico ITT Marco Polo della città metropolitana di Firenze, che attraverso le parole di Nicola Armentano, il consigliere della metrocittà delegato allo sport, ha ringraziato Florentia Rugby per l'iniziativa a sostegno dei più fragili durante l'emergenza sanitaria. Il servizio è attivo durante i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 16 ed è gestito dalle persone volontarie dell'associazione sportiva che distribuiscono i pasti caldi della Caritas e un kit igienico. La mattina andiamo alla Caritas a prelevare i pasti e l'occorrente per le docce, poi i senza tetto vengono con questo foglio della Caritas, si presentano con questo e diamo i pasti che sono qui, pasti caldi, un primo e un secondo con il pane, posate e acqua e più le della doccia consegniamo asciugamani e un cambio di slip, magliette, calzini.